Angelo Costa, inviato del Resto del Carlino, che Tour de France sarà per noi italiani? Ma non mi aspetto un grande Tour de France, anche perché la partecipazione non è nutrita come negli anni passati e poi perché non abbiamo un uomo da corsa a tappe da sventolare in terra francese. Quindi credi poco in Vincenzo Nibali o pensi che quest'anno possa e abbia le possibilità per fare un salto di qualità? Nibali mi sembra uno di quei corridori che aspettiamo sempre salto di qualità e non salta mai. È difficile che lo faccia in una corsa impegnativa come il Tour de France, glielo auguro. E Franco Pellizzotti, dopo un bellissimo terzo posto al Giro d'Italia? Secondo me ha dato il massimo, perché il percorso del Giro d'Italia, il modo di correre di questo Giro d'Italia lo ha agevolato. Insomma, ci dobbiamo accontentare delle tappe, Ballan, Pozzato, abbiamo dei bei calciatori di tappe e soprattutto molto eleganti, perché poter andare in Francia con la maglia ridata, la maglia di campione d'Italia, è sempre un bel modo di andare. Duello Contador, Cadel-Evans, Andy Schleck, o vedi delle altre possibilità per la maglia? Mi incuriosisce molto Andy Schleck, perché è migliorato molto, ha un tour di esperienza in più sulle gambe, ha già vinto la Liegi, però credo che Contador resti più forte. Armstrong andrà a fare un po' meglio il turista, come ha fatto già al Giro d'Italia.